Sapete meglio di me che c'è una miriade di persone che considera Breaking Bad la migliore serie di tutti i tempi. Potete essere d'accordo o meno, ma raga, Breaking Bad spacca. Cosa si potrebbe pensare allora di Better Call Saul, spin-off dell'acclamata serie creata da Vince Gilligan e Peter Gould? Io penso che sia un capolavoro e ora vi dirò perché. Parlerò soprattutto della sesta stagione perché è quella più fresca. Tranquilli, tranquille, non ci saranno spoiler. Però vi consiglio comunque di prima guardare la serie e poi guardare questo video. Solo nel 2022 ho già visto un bel po' di serie che meritano un botto, tipo Scissione, Severance. Quindi la qualità in generale non manca, ma c'è qualcosa che Better Call Saul ha che le altre serie non hanno. Forse è dato dal fatto che Peter e Vince hanno deciso di girare la serie, ma già anche ai tempi di Breaking Bad, come se fosse un film, non adottando magari i meccanismi canonici di una serie TV. E Better Call Saul ha un modo diverso di raccontare storie, di farci vedere cosa provano i personaggi. Secondo me un punto chiave è quello. Gli attori solo con una espressione facciale riescono a dirti molto di più in Better Call Saul che magari in un'altra serie in cui c'è una miriade di dialogo. E show, don't tell, è uno dei punti di forza di Better Call Saul. Questo è uno dei consigli più cliché che ti danno nel mondo filmmaking, eppure non viene applicato. È più facile dirlo che farlo. E in Better Call Saul è pazzesco come la storia venga raccontata con le immagini piuttosto che con dialogo. E infatti gli oggetti in Better Call Saul hanno un ruolo fondamentale. È pazzesco vedere qualcosa nella prima stagione che te la ritrovi nella terza e poi nella sesta. È quasi anche una sfida a cui lo spettatore viene sottoposto. E questo mi piace un sacco. Devi stare attento a ogni dettaglio. E non sto parlando da un punto di vista: ma io sono figo, starò attento a tutto. No, cioè, basta il minimo di sforzo per collegare i puntini che la serie ti fa vedere. Ad esempio, la tazza che Kim regala a Saul è World's Best Lawyer, che viene ripetuta più volte in diversi contesti e raggiunge il suo climax quando Kim la trova con il foro di un proiettile, e lì è abbassato il suo sguardo per aver capito che lei aveva capito che Saul le aveva mentito. E questi momenti intimi in cui vediamo che il personaggio scopre qualcosa è molto più bello se viene fatto in questo modo. Però appunto non è semplice arrivare fino a questo punto, non è da una puntata all'altra, e infatti molti si lamentano che magari è una serie lenta eccetera. Però secondo me questi momenti vanno guadagnati, e quello che provi quando arrivi in questi punti della serie non ha prezzo. E infatti il successo del cast di Better Call Saul è stato premiato anche di recente, e la loro performance, raga, è veramente assurda. Non solo gli attori devono recitare i loro personaggi, ma devono recitare i personaggi che recitano una parte. Ad esempio Nacho, che fa il doppio gioco con il cartello, oppure quando Saul e Kim fanno una truffa. Siamo troppo curiosi di sapere se ce la faranno o meno. Non è semplice questa cosa per un attore. E ci sono personaggi che pure da morti continuano a tormentarci, come Chuck, che non lascia in pace Jimmy in diversi modi. Ad esempio quando nel deserto con Mike e lui gli offre la coperta spaziale e Saul la rifiuta. E in Better Call Saul riusciamo anche a entrare nell'intimità di ogni personaggio, vedere cosa combinano e come combinano qualcosa. Ad esempio quando Mike ha il sospetto che qualcuno lo stia tracciando, lo vediamo smontare la macchina da tutte le parti per poi trovare nel tappo della benzina il dispositivo di tracciamento. Dispositivo che, tornando all'importanza degli oggetti, viene poi usato da Mike con Saul. Quindi vediamo tutte queste collegamenti. Davvero, se dovessi fare un video su tutti gli oggetti, i collegamenti, solo in Better Call Saul mi ci vorrebbe un video di giorni, per non parlare di tutti i collegamenti riferiti a Breaking Bad. Sono così tanti che ci ho rinunciato, lo ammetto. C'è anche l'esempio quando vediamo Lalo che esce dalla fogna e ci chiediamo: ma cosa sta facendo? E sappiamo che dobbiamo avere pazienza, che pian piano lo scopriremo, però appunto dobbiamo stare attenti ai dettagli della serie. E in Better Call Saul il plot twist molte volte sono filmati in modo strano, non ci fa vedere direttamente l'azione. Ad esempio quando Kim decide di mollare lo studio per cui lavorava, non sentiamo neanche il dialogo. Oppure quando Mike ammazza l'architetto tedesco, lo vediamo da lontanissimo. Che poi c'è tutta questa tensione, tutto questo dramma con alcuni personaggi che poi sapremo che fine faranno, come Gus, Mike e Saul. Sappiamo che magari in quel momento non verranno uccisi, però c'è lo stesso la suspense. E ovviamente tutto questo storytelling, tutte queste tecniche vengono accentuate e aiutate dalla cinematografia.
regia che in Better Call Saul è pazzesca. Il team non si fa problemi neanche a usare diversi tipi di camera, tra l'altro una Sony A7R2 che è fondamentale per fare delle inquadrature pazzesche dove piazzano la cam dentro un water oppure dentro la sfera del bingo. Ci sono delle composizioni di cui prenderò spunto perché mi piacciono un botto. E mi piace molto soprattutto l'utilizzo del wide lens, dei grandangoli, che magari non so, possono essere dispersivi, però secondo me ti aiutano a stare più attento in tutti i dettagli dell'inquadratura, soprattutto nei dialoghi. Siamo abituati a avere dialogo, reazione, close up, reazione della persona, close up, dialogo. Invece qua noi abbiamo dei dialoghi con questi grandangoli che secondo me creano un effetto pazzesco. E poi noi siamo abituati a avere una camera nelle serie TV soprattutto che talvolta mi fa venire mal di stomaco perché è un tutto un continuo movimento. Invece qui la maggior parte delle inquadrature in Soul sono ferme nel treppiede. Quando la cam si muove in Better Call Saul c'è sempre un motivo, e quando si muove ancora di più è perché c'è una sparatoria nel deserto. E niente raga, probabilmente avrete capito quanto mi è piaciuta la serie, e so che soprattutto le prime 4 stagioni non hanno fatto impazzire i fan di Breaking Bad, però secondo me sono riusciti a creare una serie fatta veramente bene che si distingue di tutti gli altri prodotti sui siti di streaming. Sono passati 7 anni da quando è uscita la prima stagione, questa è la fine di un'era, mi mancherà vedere le avventure di questo avvocato. Fatemi sapere cosa ne avete pensato del finale, ne discutiamo qua sotto insieme. Ho cercato di parlare un po' in generale degli aspetti che mi sono piaciuti della serie, commentate qua sotto con i vostri anche aspetti che non vi sono piaciuti della serie. Ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma mi fermo qua per adesso. Se sei nuovo o nuova al canale, apprezzerei un sacco se ti iscrivessi, perché sembra poco ma mi aiuta tantissimo. Ci vediamo nel prossimo video, grazie.